Ciao a tutti, ben ritrovati. Questa sera andiamo a preparare dei bocconcini di pollo sfiziosi. Vediamo che cosa ci occorre. Io qui ho 400 grammi di bocconcini di pollo, un limone, sale, paprika, un po' di pepe e dell'olio. Ok, per prima cosa mettiamo insieme al pollo un cucchiaino di sale. Poi andiamo ad aggiungere anche un cucchiaino di paprika. Un pochino di pepe, un po' di olio. La buccia grattata del limone. Andiamo a spremere il limone. Quindi il succo del limone andiamo ad aggiungerlo. Diamo una mescolata. Coprite il tutto con pellicola e mettete in frigorifero a riposare per un'ora. Mentre il pollo si sta riposando in frigorifero, occupiamoci della salsa di accompagnamento. Io qui ho dell'erba cipollina, ho dello yogurt greco, una confezione da 150. E un po' di tabasco. Ho messo in una ciotola tutto lo yogurt greco, adesso aggiungerò un po' di erba cipollina. Adesso andrò ad unire qualche goccia di tabasco e poi mescolo tutto. Assaggiatela, se la volete più piccante aggiungete un altro po' di tabasco. La nostra salsina è pronta, anche questa la potete mettere in frigorifero. Dopo aver fatto marinare il pollo, dobbiamo occuparci della sua impanatura. Vediamo che cosa ci occorre. In un piatto ho messo un po' di farina, due uova e dei corn flakes, quelli che usate per la colazione, tritati, a cui ho aggiunto un po' di erba cipollina, quella essiccata, e poi anche un po' di sale, che adesso proprio un pizzichino lo vado a mettere nelle uova che andrò a sbattere leggermente. Ok, i passaggi sono quelli classici, quindi prendiamo un pezzo di petto di pollo, un bocconcino, lo passiamo prima nella farina, poi nell'uovo, e poi lo mettiamo all'interno del corn flakes. Poggiamo in un piatto e andiamo avanti così. Quindi farina, un uovo, corn flakes. Ecco qui tutti i bocconcini di petto di pollo impanati, adesso non ci resta che andare a friggerli. Io già sul gas ho messo una padella con abbondante olio di semi di arachidi.
Adesso lo faccio scaldare e man mano cuocerò pochi pezzi alla volta i bocconcini. Cinque pezzi alla volta, figo. Quando sono belli dorati li andiamo a togliere. E proseguiamo fino al termine dei bocconcini. Ecco qui i bocconcini fritti, adesso vado ad impiattare. Ecco qui il piatto terminato, l'ho accompagnato con la salsina allo yogurt e poi con dell'insalata. Se vi sono stata utile lasciatemi un mi piace. Niente, se volete iscrivetevi al canale per le notifiche delle nuove ricette, cliccate sulla campanella in basso a destra. Ciao ciao a tutti, alla prossima, un bacione!